Tensione Israele-ONU per le critiche del segretario generale Guterres. A Gaza 700 vittime in 24 ore. Diplomazia al lavoro per evitare l'allargamento del conflitto in Medio Oriente. Macron fa pressione sul presidente palestinese Abu Mazen. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU scontro al calor bianco fra il segretario generale e Israele. Guterres afferma che l'attacco di Hamas arriva dopo 56 anni di occupazione. Sono molti i residenti che in questi giorni stanno scappando da Gaza. Un cittadino irlandese palestinese ha offerto rifugio a molti degli sfollati. Dal palazzo di vetro dell'ONU, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato gli attacchi di Hamas, ma ha denunciato 56 anni di occupazione israeliana soffocante ed evidenti violazioni del diritto umanitario, scatenando la reazione stizzita di Tel Aviv e del primo ministro Benjamin Netanyahu. Da sabato gli aiuti internazionali arrivano nella striscia di Gaza attraverso l'Egitto, ma in quantità molto insufficiente. Parte del cibo consegnato non può essere utilizzato perché non c'è né acqua né energia elettrica per cucinarlo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che 2/3 delle strutture sanitarie di Gaza, tra cui 12 ospedali su 35, hanno smesso di funzionare. Il personale dell'ospedale Al-Shifa lavora in condizioni disperate. They are unable to operate the central sterilization machine that we use to sterilize our surgical equipment, and the electricity keeps cutting out, and we're completely dependent on the fuel, which I understand is no longer coming in. Gli Stati Uniti ora dichiarano di sostenere una pausa umanitaria per consentire l'ingresso di cibo, acqua e medicine a Gaza. Questa è stata la posizione sostenuta durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in contrasto con il cessate il fuoco proposto da Russia e Cina e dalle stesse Nazioni Unite. We want to see all measure of protection for civilians and pauses in operation is a tool and a tactic that can do that for temporary periods of time. That is not the same as saying a ceasefire. Again, right now we believe a ceasefire benefits Hamas, a general ceasefire. Secondo Hamas, gli attacchi aerei israeliani su Gaza hanno provocato oltre 700 vittime nelle ultime 24 ore. L'abbraccio tra Netanyahu e Macron. Il presidente francese in visita a Gerusalemme ha chiesto un rilancio decisivo del processo di pace in Medio Oriente e ha proposto che la coalizione internazionale che combatte l'ISIS in Iraq e Siria si unisca anche contro Hamas, organizzazione considerata terroristica dall'Unione Europea e degli Stati Uniti. Martedì, prima di recarsi ad Amman in Giordania, Macron ha incontrato a Ramallah in Cisgiordania il presidente palestinese Abu Mazen. إنما يجري اليوم من أحداث تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة أو عقاب. Macron è stato l'ultimo di una serie di leader occidentali ad esprimere sostegno a Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre. Il presidente americano Joe Biden ha avuto una telefonata con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, per discutere degli sforzi diplomatici e militari in corso per evitare l'allargamento del conflitto tra Israele e Hamas. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha già messo in guardia l'Iran, che ha minacciato Israele, dall'evitare attacchi che allargherebbero la guerra, poiché gli Stati Uniti temono che l'escalation possa scatenare un conflitto più ampio nel Medio Oriente. I palestinesi in fuga da Gaza hanno cercato rifugio in alcuni posti al sud della striscia. Alcuni si sono rifugiati in ospedali o scuole dell'ONU. Altri hanno chiesto aiuto a Ibrahim Alaga, cittadino irlandese palestinese, credendo che in quanto straniero la sua casa non sarebbe stata bombardata. Il corrispondente di Euronews Nebalaggio li ha incontrati. ورا الواد زي ما قالوا اليهود ورا الواد ورا الواد فا احنا طلعنا واحنا خايفين واحنا ملموسين يعني لا اخذنا اواعينا ولا سبنا الدور وسبنا الفراش وسبنا الاكل على النار واكل وطلعنا وبالغصب لما لقينا سياره توصلنا ايش لما بعد الواد زي ما بيقولوا يعني هم اول يومين كان صعب علينا كثير كقبول كتقبل بعض يعني قعدنا يمكن يومين نفس المجموعه هذه ما بنحكي مع بعض كل واحد كان معصب ما حدش طايق الثاني
بعديها لما حسينا انه لازم نندمج مع بعض وننخرط بعدين بدأت الافكار تتقارب مع بعض بدأت تطلع الافكار صار الشخص المسؤول او الشخص الكبير في السن الاكثر حكمه اقترح انه لازم نعمل مثلا صندوق كل شخص 30 شيكل فوق السنويه لازم 30 شيكل تحت السنويه 15 لانه اكله اقل بيصير. Ibrahim pensava di restare solo pochi giorni, ma è stato intrappolato dalla guerra e così ha sentito il dovere di aprire le porte di casa sua. Me, my wife and my three children, we came to Gaza. Unfortunately, we got trapped here. Situation is very difficult, so as you can see, we are hosting a lot of friends and relatives. We have a big problem. Maybe you saw our struggle with food, water, electricity, trying to entertain the kids as well. So it's a daily struggle. It's from the morning till we go to sleep. It's daily struggle just to source our needs here as a group. 33 stati americani hanno fatto causa a Meta. Il motivo? Sostengono che le piattaforme social di Meta creano dipendenze e danneggiano la salute mentale dei bambini. Nella causa intentata presso il Tribunale federale della California si afferma che Meta raccoglie regolarmente dati su bambini sotto i 13 anni senza il consenso dei genitori, in violazione della legge federale. We know, thanks to our investigation, as well as disclosures by former insiders, that the company knows the following. Instagram is harmful to a significant percentage of teenagers, especially teen girls. They have research that found that 13.5% of teen girls on Instagram say the platform makes thoughts of suicide and self-injury worse. That 17% say it makes eating issues worse, and 32% say it makes body image worse. Altri 9 procuratori generali hanno intentato azioni legali nei rispettivi stati, portando a 41 il numero totale degli stati americani che intraprendono azioni contro Meta, chiedendo cospicui risarcimenti finanziari. I suoi obiettivi autoproclamati sono distruggere Israele ed espellere le influenze occidentali dal Libano e dalle aree circostanti. Hezbollah, gruppo politico e militante libanese fondato oltre 40 anni fa, è considerato da molti uno Stato nello Stato. Oggi il cosiddetto Partito di Dio controlla molte aree sciite a nord del confine israeliano, nel Libano meridionale e orientale. It is a formidable opponent, and I think that if a war breaks out, a full-scale war between Hezbollah and Israel, it will make what is happening in Gaza look like a walk in the park. This is an organization, an Iran-backed organization, that's been preparing for the last 17 years for the potential of a full-scale war with Israel. If one was to break out, Lebanon would be flattened for sure. The Israelis obviously have a much higher firepower rate than Hezbollah. But I think Israel will be hit like it never has been hit since 1948. L'Unione Europea ha classificato Hezbollah come organizzazione terroristica nel 2013. 3 anni dopo, la Lega Araba ha seguito l'esempio. Politicamente la situazione non è così chiara. Hezbollah e i suoi alleati hanno perso la maggioranza nel Parlamento libanese nel 2022. Tuttavia, gli esperti stimano che la capacità militare del gruppo potrebbe essere inclusa tra 20.000 e 30.000 combattenti. Può quindi competere con Israele? E a quale costo? Regardless of the outcome of a war between Hezbollah and Israel, Hezbollah will take a battering. So, and there's no guarantee that Hezbollah will be able to rearm and rebuild as quickly and efficiently as it did after the last war in 2006. Also, there would be very much a domestic reckoning. Hezbollah is not as popular as it used to be in Lebanon, particularly from the non-Shia communities. And if Hezbollah was seen to be dragging Lebanon, which is suffering a huge economic crisis at the moment, dragging Lebanon into a devastating war with Israel, very few Lebanese are going to thank Hezbollah in the aftermath for doing that. I deputati repubblicani statunitensi hanno scelto il rappresentante della Louisiana Mike Johnson come candidato a speaker della Camera nel tentativo di porre fine al caos creato dopo l'estromissione di Kevin McCarthy a inizio mese. L'avvocato è il quarto candidato nominato in 2 settimane. Solo poche ore prima Tom Emmer si era ritirato quando ha capito di non riuscire a ottenere i 217 voti necessari.
Prima di lui fallimentari anche le candidature di Steve Scalise e di Jim Jordan. La Spagna avanza, secondo Pedro Sánchez e Yolanda Díaz. I leader del Partito Socialista Spagnolo e della coalizione di sinistra Sumar hanno firmato un accordo per formare un nuovo governo. L'accordo comprende misure sociali come l'impegno a ridurre l'orario di lavoro senza abbassare gli stipendi. Dopo il fallito tentativo di Alberto Núñez Feijóo del Partito Popolare, vincitore delle elezioni del 23 luglio, a formare il governo ci provano ora socialisti e Sumar. Tuttavia Sánchez e Díaz avranno bisogno del sostegno dei partiti separatisti catalani. Una nuova ricerca scientifica ha evidenziato che migliaia di pazienti nel Regno Unito presentano sintomi Covid persistenti più di un anno dopo aver contratto il virus. Il nuovo studio, condotto da ricercatori dell'Imperial College di Londra, ha ottenuto informazioni su oltre 3 milioni di persone e raccolto dati su un campione di 250.000 pazienti colpiti dal cosiddetto long Covid. Il 7,5% di loro ha riportato sintomi persistenti della durata di almeno 3 mesi e il 5% ha riferito di sintomi che sono durati persino più di un anno. Niente più commercio ambulante a Parigi entro il 2024. La prefettura ha promesso di sradicare completamente il commercio ambulante, la cartomanzia e tutte quelle che loro definiscono attività delinquenziali in vista delle prossime Olimpiadi. Più poliziotti nelle strade, quindi da maggio. Verranno espulsi anche gli iconici librai situati lungo la Senna per motivi di sicurezza, decisione che ha suscitato l'indignazione dei cittadini. La solitudine e l'isolamento non danneggiano solo la salute fisica e mentale di chi ne soffre, ma anche la coesione sociale. In diversi paesi del nord Europa, università, comuni, aziende e associazioni hanno unito le forze per passare dall'isolamento all'inclusione nell'ambito del progetto europeo Eye to Eye. Sappiamo che le persone sole e isolate rischiano di cadere in depressione e sono esposte anche a diverse malattie. Per noi era molto importante affrontare questi temi per capire come includere le persone e aiutarle ad avere una maggiore qualità di vita. Qui ad Arendal, in Norvegia, il progetto Eye to Eye si concentra sui trasporti come strumento di inclusione. Bjorg può prenotare un minibus per andare dal medico. Tutto ciò che deve fare è utilizzare l'applicazione del progetto o fare una telefonata. L'autobus effettua un servizio porta a porta. Sì, ci vengono a prendere dove vogliamo. Possiamo uscire molto di più di quanto avremmo potuto se non avessimo avuto il servizio. Inoltre, ci portano la spesa fino alla porta. Sono molto cordiali. Sette paesi del nord Europa, Danimarca, Svezia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Norvegia, hanno creato più di 45 attività nell'ambito del progetto, che punta sull'innovazione come scudo contro l'isolamento. Else ha 94 anni e vive da sola. Il progetto le ha messo a disposizione questo schermo, attraverso cui può parlare con i suoi familiari senza che debba premere un solo tasto. Lo uso quando mi chiamano, in alcuni periodi, anche ogni giorno. La cosa bella dello schermo è che non deve rispondere. C'è solo un conto alla rovescia, quindi è davvero facile da usare. Lei deve solo essere nella stanza. Il budget di Eye to Eye è di poco superiore ai 3 milioni di euro, di cui 1,3 finanziati dalla politica di coesione dell'Unione Europea. 25 organizzazioni ed aziende del nord Europa partecipano al progetto, tra cui questo centro sociale gestito da volontari ad Arendal, che offre pasti e varie attività legate all'inclusione sociale e al benessere. Abbiamo una caffetteria con una fisarmonica. Cantano e allo stesso tempo esercitano la loro capacità polmonare. Si divertono molto.